noi facciamo, secondo le vostre esigenze, una presentazione di Ionescu, giusto perché lo avevate conosciuto sul palco il giorno della presentazione della squadra al centro commerciale. La presentazione del neoacquisto Valerio Anastasi, per il quale è in corso il rilascio dalla Lega già del nulla osta per il suo tesseramento. Faremo congiuntamente anche la conferenza di Mister Erra prepartita, in modo che poi abbiamo la possibilità che lui con tutta quanta la squadra svolga l'allenamento. Letizia è un tesserato del Catanzaro. Il tesseramento è avvenuto ieri sera come ultimo colpo di mercato alle 22:56, solo che non facciamo la presentazione qua perché ovviamente, ve lo dico molto chiaramente, lui non è e non sarà in possesso in titolo di nulla osta per la disponibilità per la partita di domani. Quindi ci riserviamo, voi mi pare che avete chiesto di anticipare le interviste infrasettimanali al martedì. Veniamo, decidete, io a venire incontro alle esigenze vostre, va bene martedì, già che mi riservavo di fare una chiacchierata con voi che non ho mai fatto, vedete, a me non piace apparire, comparire, fare interviste, però credo che un punto fermo dopo la presentazione del lontano 17 luglio andasse fatta io come direttore generale con la stampa. La facciamo martedì e in quell'occasione c'è anche la presentazione di Letizia che per quella data avrà il nulla osta. Quindi non ci sono, segreti o meno, qui siamo proprio trasparenti, lineari e cose. Vi anticipo già una domanda che certamente farete, così è un momento di presentazione. Abbiamo anche depositato la lista, non avevo dubbi che o Ciampo o Celomagno subito avrebbero fatto questa domanda. Sapete che alla modifica normativa noi abbiamo un giocatore fidelizzato che è Mattia Maita, abbiamo un calciatore bandiera che è Evans Kunsi e abbiamo al momento, ovviamente, con quando avremo il nulla osta di Letizia, 15 over e non 14. A fronte di altre società, ovviamente, che ne hanno molti di più in esubero, ovviamente nella presentazione della lista degli over che faremo stasera, vi comunico che purtroppo Rocco Sabato in questo momento è al di fuori della lista degli over 4, perché noi abbiamo l'obbligo federale di presentare la lista stasera, a prescindere ovviamente dalla disponibilità e dal rilascio del nulla osta. Ecco perché Letizia va in lista, il testamento è passato, ma non è nulla. Credo di essere stato chiaro, lineare, trasparente, sincero e di avervi detto tutte le cose come stanno. Ah, voglio fare una precisazione, colgo l'occasione, perché no, lo so che io non sono un amante di polemiche, come non mi piace la visibilità, ma neanche a voi siete amanti di polemiche. Non è che su Infantino, voglio essere chiaro, non ci siano dichiarazioni ufficiali della società perché chissà quale segreto, quale mistero ci sia. Però voi dovete tener conto che una società ha anche delle responsabilità legali sulla questione del rispetto della privacy. Ok? Allora, Infantino, se mi fate domande io vi rispondo in maniera molto molto chiara. Però non si può chiedere che dei medici facciano dichiarazioni alla stampa, perché potremmo andare a violare la riservatezza del tesserato. Questo per essere chiari, visto che voi siete molto ligi. Quindi Infantino ha avuto una piccola elongazione alla guaina tendinea muscolare ed è in corso accertamento, ma non è un infortunio assolutamente né di grave entità tale da crearne mistero o meno. Così ho anticipato anche un'altra domanda che avreste fatto. Perché, ripeto, secondo me è giusto, lo dico con grande chiarezza, è giusto che sulla questione delle condizioni di salute
e i tempi di recupero dei tesserati, la stampa sia notiziata, ovviamente, ma questo avvenga tramite comunicati ufficiali della società concordati con il tesserato, perché ovviamente un tesserato può sempre avere ovviamente il diritto di avvalersi dell'assoluta riservatezza della propria vita privata. Io ho chiuso. Qua ci sta Anastasia, Onesco, a voi. Vi potete ampiamente spaziare. Allora Anastasia, insomma, trasferimento importante, questo inizia una nuova stagione per te, a questo punto a titolo definitivo, il Catanzaro crede in te, tu immagino vieni con le migliori intenzioni di innanzitutto di conquistare credo una maglia di titolare, quella da far bene, di far bene, no? Ma sì, quella dovrò conquistare sul campo. Sono contento di essere qui, era la soluzione che volevo e alla fine dell'ultimo giorno di mercato siamo riusciti a concretizzarla. Eravate troppi a Catania ormai oppure era successo qualcosa? No, eravamo troppi, si rischiava, intanto non c'entravamo nella lista e poi comunque si sarebbe rischiato di trovare poco spazio e quindi era giusto cambiare. Senti, Anastasia, già l'anno scorso si parlava di te come possibile acquisto del Catanzaro, poi insomma sei andato a Messina, tra l'altro hai segnato anche contro il Catanzaro, insomma quindi conosci già la piazza, sai che cosa ti potrai aspettare, ma secondo te dove potrà arrivare questo Catanzaro? C'è un grande entusiasmo, c'è una grande voglia di far bene, quindi insomma... Ma non lo so, l'anno scorso ci ricordiamo come è andata il fine stagione, no? Quindi... È giusto l'entusiasmo, però insomma bisogna ricordarci anche l'anno scorso dove arriviamo e partire piano piano, step per step. Dicevo prima, grandissima concorrenza, ancora di più amplificata dall'arrivo appunto di Letizia, però insomma ci sarà da sgomitare. Ma va bene, la concorrenza fa sempre bene alla squadra e anche al singolo, che comunque migliora anche dovendo sgomitare. Due caratteristiche principali, centravanti, uomo al centro del tridente, puoi giocare anche in coppia con un altro centravanti, spiegati un po'. Sì, no, ho giocato in svariate maniere, anche da due punte o prima punta centrale, quindi non c'è nessun problema. Hai un obiettivo in termini diretti? Ma anche se ce l'avessi non te lo direi perché le chiacchiere poi dopo se le porta via il vento. Senti, conosci bene questo campionato, no? Insomma l'hai già disputato, insomma sai che è un campionato difficile, sai che ci sono squadre molto attrezzate, tra cui naturalmente anche il tuo ex Catania. Cosa pensi, dove pensi possa piazzarsi questo Catanzaro nella griglia di partenza, in un'ipotetica griglia di partenza? Ma... te l'ho detto prima, bisogna insomma intanto fare un campionato tranquillo rispetto all'anno scorso, partire da lì e poi dopo quello che verrà dopo vedremo. Il campionato è difficile, ci sono squadre attrezzate, ma ci sono anche squadre piccole che sarà duro andare a far punti, però vedremo. Senti, un giudizio sull'ormai tua ex squadra su Catania, sei stato in ritiro con questa azzurra più l'altro giorno. Hai lasciato una squadra forte, ritieni che sia la candidata numero uno per il salto di categoria? È una squadra molto forte, però anche lì vengono da dei problemi l'anno scorso, non tecnici ma di mentalità. Secondo me se risolveranno quei problemi nello spogliatoio sarà una squadra principale, candidata principale. Che cosa non è andata a Catania per te? Sia l'anno scorso a gennaio, quando poi sei passato a Messina, sia in questi due mesi di ritiro? L'anno scorso arrivavo da una situazione dove non giocavo da parecchio tempo con continuità perché ho avuto dei problemi fisici e anzi mi ero conquistato anche il posto facendo bene a Cosenza così e mi sono rotto la costola. Stando fermo un mese poi ho perso il ritmo e a gennaio è stata nata questa trattativa per fare uno scambio e ho accettato per andare a giocare. Adesso onestamente la lista degli over, perché con una lista diciamo ridotta c'era meno spazio e quindi è andata così. Come stai a livello fisico? No, bene, ho fatto tutti gli allenamenti, non ho saltato ancora un allenamento, quindi... Va
Tu hai già esordito, insomma, il Catanzaro, ti sei fatto già un'idea davanti a 7.000 persone, gran pubblico, insomma, sai che questa è una piazza calda, dimmi un po' quali sono le tue sensazioni di questo trasferimento da Andria a Catanzaro. Beh, sicuramente sono contento perché sono arrivato in un'ottima squadra, in un'ottima società, il gruppo mi ha accolto molto bene e sono orgoglioso di vestire questi colori. Il pubblico è stato un pubblico delle grandi occasioni e dobbiamo essere bravi a tenercelo così. Quanto è stato importante il fatto che qui a Catanzaro ci fosse il tuo ex direttore sportivo? È stato importante perché c'erano anche delle altre trattative. Alla fine siamo riusciti a venire qui. Dovevo venire anche l'anno scorso, poi era saltato tutto per vari motivi. E quanto è stato importante il fatto che il mister ti abbia voluto fortemente? Diciamo che è la cosa fondamentale, perché se un mister non ti vuole, magari vuole un altro giocatore, è inutile andare in una squadra. Qual è il ruolo che preferisci? Hai giocato mezzala destra sabato scorso, ad Andria hai fatto vari ruoli, mi pare che una volta sei venuto qua e hai giocato esterno sinistro di centrocampo. Qual è la posizione in campo che... Beh, diciamo che ho sempre fatto la mezzala in un centrocampo a 3 o in un centrocampo a 2 per magari c'è la necessità o esterno o centrale, però diciamo quello che preferisco è la mezzala. Anche per te ci sarà grande concorrenza, no? In mezzo al campo, però obiettivamente sembri avere qualcosa in più anche a livello di esperienza. Sì, però questo bisogna dimostrarlo ogni settimana, perché sono tanti ragazzi che sono bravi e quindi è meglio per noi, perché siamo costretti, tra virgolette, a impegnarci ogni settimana perché non abbiamo niente di garantito. Senti, il Catanzaro crede molto in te, no? Ti ha fatto un contratto importante anche in termini di durata, intendo, insomma, quindi è un progetto che ti prevede come protagonista, questo immagino ti renda contento, orgoglioso, felice. Certo, io sono molto contento di questo. Come protagonista non lo so, vedremo col passare del tempo. Prima si parlava di mentalità che può fare la differenza in questo campionato. Che gruppo hai trovato da questo punto di vista? Io sono stato accolto benissimo, qualche ragazzo lo conoscevo per averci giocato insieme, qualcuno contro. Mi sembra un ottimo gruppo e secondo me è la cosa fondamentale per fare bene. Senti, non c'è bisogno di dire, l'abbiamo già visto in campo. Sai farti rispettare anche dal punto di vista fisico, picchi abbastanza, come è giusto che sia in questa categoria, quindi insomma sai che cos'è questa categoria. Insomma. Sì, sicuramente è una mia qualità, diciamo, e quindi va bene. Giusto se ci spieghi come quest'ultima giornata di trattative, che immagino sia stata particolarmente faticosa, e, insomma, come è finita? È finita con l'ultima situazione. Ma il mercato non si prepara mai, non si fa mai l'ultimo giorno. Il mercato è una cosa che viene preparata, si prepara da lontano. Cioè le cose non nascono, anche il discorso di Anastasia, era un discorso che non è nato ieri o l'altro ieri. Sono situazioni che uno tiene in caldo, valuta tante cose, tanti profili, tante situazioni, tanti incastri. E poi alla fine cerca di scegliere e la soluzione che ritiene migliore, poi è il campo che dice se uno ha fatto bene o ha fatto male. Però quello che abbiamo fatto, lo posso dire senza timore di essere smentito, lo abbiamo fatto perché lo abbiamo voluto. Quindi se andrà bene i meriti saranno i nostri, se non andrà bene le colpe saranno nostre, perché tutto ciò che è stato fatto è stato assolutamente voluto e condiviso. Senti, personalmente il mio voto è altissimo rispetto al mercato del Catanzaro, però voglio sapere il tuo voto, che voto ti dai? I voti li danno i risultati. E noi adesso dobbiamo, diciamo, sta settimana abbiamo usato un po' l'abito della festa, perché dovevamo andare a Milano, ci dovevamo presentare con il vestito elegante perché andavamo al mercato. Da domani bisogna rimettersi la tuta e pedalare. Noi abbiamo bisogno di fare i punti e di dare continuità a quello che abbiamo fatto sabato scorso, di dare soddisfazione alla città e alla proprietà che ha dato la possibilità a noi di mettere su una squadra competitiva come state dicendo, insomma. Quindi
No, io ti rispondo a tutte le domande. No? Io, sai che non ho problemi, io parlo sempre. C'è una trattativa che avresti voluto portare a compimento e non ci sei riuscito? Devo essere sincero. Devo essere sincero, no, perché onestamente non abbiamo preso un giocatore perché magari l'altro è venuto meno e quindi abbiamo, piuttosto non lo abbiamo preso, non so se mi spiego, cioè piuttosto abbiamo evitato di fare una cosa perché non ci convinceva l'alternativa, ma non, cioè Anastasia è stata una cosa assolutamente voluta, scelta, Onesco pure, ma tutti quelli che sono arrivati. Di Letizia lo scrivete dall'inizio. Quando dico che le cose non nascono, sicuramente ieri, non è che ieri siamo andati lì, ci siamo messi col banchetto perché è normale, è tutta una serie di contatti, di incontri, di promesse, a volte anche di promesse non mantenute, perché tante volte ma è il gioco delle parti. Però io credo che il Catanzaro, una delle cose che onestamente tengo a sottolineare è che il Catanzaro, parlo di questo Catanzaro perché io sono arrivato da un mese e mezzo, gode, e lo dico con orgoglio perché è un merito della, soprattutto della proprietà, che noi siamo dei dipendenti, gode di massimo rispetto e di grande considerazione all'interno del panorama. Non parlo solo del mercato P, io parlo proprio a livello anche dei grandi club. E questo indubbiamente è una cosa positiva, perché Catanzaro, quando si parla di Catanzaro, io ieri tutti facevano i complimenti, appunto, il Catanzaro, grande piazza, è una bella cosa. Quindi bisogna essere bravi a cercare di tenere sempre la fiammella bella accesa.